Un saluto a tutti gli amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti in questo video e a questo nuovo appuntamento con la nostra Tech Review, la rubrica ideata per il web, in cui parleremo di accessori per la pesca, attrezzature, canne, mulinelli, tutto ciò che ha a che fare con la pesca. E in questo appuntamento vi farò conoscere un interessante accessorio che ho da poco acquistato sui canali di shopping online di provenienza cinese, per intenderci, e vi parlerò di questo accessorio molto molto interessante, che è un imbobbinatore per caricare, serve quindi per caricare il filo sulla bobina del nostro mulinello. Seguitemi in questo video, vi faccio vedere come funziona, come si usa e anche le mie opinioni in merito. Andiamo! Allora, partiamo subito, vi faccio vedere questo interessante accessorio che è realizzato ovviamente interamente in plastica. E sinceramente la cosa più interessante è il suo prezzo, cioè praticamente costa 3 euro e grazie alla spedizione gratuita presente su questo sito di shopping online, ti arriva direttamente a casa. In forma totalmente gratuita. Facciamo un esempio: se devo andare a comprare, semmai il mio negozio, ecco, di riferimento qui in zona avrebbe un accessorio simile, i 3 euro ci vorrebbero solo per la benzina che io ci metto per arrivare al negozio. E che cosa succede? Succede che ormai con lo shopping online su queste piattaforme cinesi, non vi faccio nomi, però alla fine le conosciamo un po' tutti, no? Sono AliExpress, Wish, Temu e quanti ancora ne arriveranno in seguito. Ecco, possiamo trovare questi interessanti accessori, ma anche attrezzature per la pesca di vario genere, ad un costo molto competitivo. Ovviamente non dobbiamo avere pretese sulla qualità. Tuttavia, ecco, poi alla fine del video vi do le mie considerazioni. Credo che in tante occasioni il fatto di poter risparmiare qualcosina a livello economico male non fa. Allora, quante volte ci sarà capitato di dover imbobinare un mulinello? Allora, che succede? O ci costruiamo noi un accrocchio e cerchiamo di dare anche sfogo alla nostra fantasia, oppure per i più fortunati hanno magari un figlio a cui dicono: mandini la bobina del filo mentre io imbobino il mulinello, o alla moglie, e quindi in ogni caso non è un'operazione facile, però con questo accessorio io ho risolto tutti i miei problemi. Andiamo a vedere come è composto e come si usa. Allora, per quanto riguarda il peso, pesa circa 50-55 grammi e ha una lunghezza di 14 cm e mezzo per 4 cm. Mentre lateralmente occupa circa un paio di centimetri, quindi con questo peso, con queste caratteristiche, ecco, lo possiamo anche tenere sempre con noi, sempre a portata di mano nella nostra cassettina degli accessori da pesca. È composto interamente in plastica ed è composto in tre pezzi. Due sono quelli del corpo e sono uniti tra loro tramite un piccolo aggancio qui nella parte laterale, e poi c'è questa specie di piolino che poi vi spiego anche a che cosa serve. Praticamente nel momento in cui noi lo andiamo ad attaccare al fusto della nostra canna, questo piolino verrà posizionato in questa posizione. E qui metteremo il filo. Andiamo subito a vedere come funziona. Allora, prendiamo la nostra canna tuttofare, sempre a portata di mano. Prendiamo il nostro imbobbinatore, lo apriamo e qui abbiamo la possibilità di scegliere la sezione ideale che meglio si presta alle caratteristiche della nostra canna da pesca per essere agganciata. Quindi in questa sezione, che è la sezione intermedia, magari anche la sezione numero 2 delle 4 disponibili potrebbe andare bene. Lo posizioniamo in questa parte qui del fusto, lo agganciamo in questo modo. Poi che cosa facciamo? Prendiamo il nostro filo e lo inseriamo
nel nostro violino. Quindi in questo modo qualsiasi tipologia di bobina di filo può essere inserita, può essere compatibile con questo sistema. Lo inseriamo all'interno del nostro imbobinatore, iniziamo a ruotare in modo che lo calziamo al suo interno. Ecco, poi una volta arrivato in questa zona, questo violino è dotato di una molla con un controdado, una specie di dado, in modo che noi possiamo andare a stringere ulteriormente il nostro sistema, ecco, da evitare rotazioni accidentali. Il secondo step che facciamo, questo è come si presenta, il secondo step lo calziamo sul nostro mulinello, calziamo il filo sul nostro mulinello. Ora non gli faccio il nodo perché è solo una cosa rappresentativa. Ed ecco, e possiamo vedere che io non ho bisogno di nessun'altra cosa, nessun altro modo per riuscire a caricare correttamente il filo sulla bobina. Questo violino funge contro questa specie di dado con la molla, funge anche da una sorta di frizione, quindi noi possiamo decidere se aumentare o meno la resistenza in modo da caricare il filo ancora più stretto senza l'utilizzo di accessori ulteriori. Ce ne accorgiamo anche serrando la frizione, vediamo che è più o meno tesa. E iniziamo, ecco, a caricare il nostro filo sul mulinello, modo facile, economico, veloce, che possiamo anche portare sempre con noi a pesca. Una volta terminato il nostro lavoro, togliamo l'imbobinatore dalla nostra canna in modo semplice e veloce, togliamo il filo, serriamo questo contro questa vite, ecco, che ha gli estremi del violino, e lo reinseriamo dentro al nostro imbobinatore. Questo accessorio, secondo me, per quello che costa, vale la pena tenerlo nella nostra cassettina, oppure perlomeno tra le nostre attrezzature da pesca, perché ci risolve eventualmente il problema che abbiamo per imbobinare i mulinelli. Costa molto molto poco e secondo me, ecco, sicuramente non è stato inventato da chi lo produce e l'ha messo in commercio, ma se non sbaglio tanti anni fa un modello simile, il primo modello di, diciamo, di questa tipologia fu inventato, se non erro, dalla Berkeley, dall'americana Berkeley. Sicuramente tra di voi ci sarà qualcuno che già lo conosceva. Sinceramente l'avevo visto tante volte ma non mi ero mai lasciato convincere nell'acquisto. Poi sinceramente l'ho voluto provare e di solito io utilizzo tante attrezzature low cost. E nei prossimi video, nei prossimi appuntamenti qui con la nostra rubrica Tech Review, ve ne farò vedere altri se questo contenuto è stato di vostro interesse. Che dire, se volete il link per un eventuale acquisto, chiedetelo nei commenti, sarò felice di inviarveli direttamente. E niente, se il video vi è piaciuto lasciate un like, se non l'avete fatto iscrivetevi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Io vi ringrazio per la visione e lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!